Pistoia, agosto 1923. Erano i primi anni 20 del secolo scorso, quando Giulio Gori saliva da Pistoia verso Maresca per lavorare come muratore, portandosi dietro, tuttavia, le competenze che derivavano dal forno della famiglia che aveva in città. Poco dopo ne avrebbe aperto uno suo, rifocillando con pane e piccole torte la nutrita popolazione locale. Passato di mano da tre generazioni, festeggiano i 100 anni di vita. La vita continua. E ti devo dire, gelati ultimamente, però siamo passati da pane, alimentari, pasticceria, gelato e cioccolato. Ha iniziato il nonno nel 21, quindi in pratica sono 102 anni. Ho cominciato con il pane, alimentari, poi il babbo è andato un po' a Pistoia a imparare un po' di pasticceria, quindi si è aggiunto quella. Finito le scuole sono subentrato anch'io, fratello, poi la sorella, insomma tutta la famiglia. E siamo arrivati a cioccolato, gelato, piano piano siamo arrivati a 100. Io vengo da Pistoia, va bene, però è tanti anni che conosco Enzo, collaboriamo insieme alla scuola Gustar, va bene. Con Enzo è qualcosa come 40 anni ci si conosce.